Buongiorno, buongiorno a tutti, buon sabato, ben ritrovati. Buongiorno ad un meraviglioso Alessandro Alessandro Montano. Buongiorno. Buongiorno Marco Giordano, buongiorno. Vorrei poter dire lo stesso. Ma non vorrei poter. Ma non posso. Ma non posso. Umberto Chiariello! Sei bello come il sole di, a novembre in Finlandia. Non sono passato per lo stanzino dove c'ho la mazzata. Sei bello come il sole a dicembre al circolo polare artico. Ma io devo fare una prova statica. Una prova statica? Sì. Per vedere la resistenza. No, è solo un problema. Mio figlio deve studiare fisica, allora io voglio fargli fare. Certo. Sì, certo. La consistenza del pelatone. A fronte di mazza da hockey. Ma la cosa bella è che io te le meriti, riesco sempre a sorprendere. Mi hai fatto trovare una canzone neomelodica in relazione a peso. Ma non è neomelodica quella. Non voglio manco dirlo perché è peggio. Mamma mia. Sei veramente. Ti mancano proprio le basi. La cultura musicale tua è sotto zero. Ti mancano proprio le basi. Per fortuna oggi c'è chi eleva il tono. Sì. Perché al sabato ci facciamo sempre una bella pillola di buona musica col nostro amico avvocato Fulvio Marrucco tra un attimo. Quindi vabbè, allora, due ore di trasmissione nelle quali evidentemente toccheremo tanti temi. Apriamo sempre con tutti i corrispondenti, poi dopo per il momento andiamo sul tranquillo. Poi dopo c'è Giovanni Capuano. Lo sto aspettando al varco. Vedi, c'è Tancredi Palmeri. Vabbè, un po' di Sicilia buona ci vuole. E poi abbiamo Fulvio, abbiamo Rino Cesarano. Certo, ce li dico oggi che si mangia. Cioè. Oh, ieri sera sono stato bravo, No, ne hai fatto un pastrocchio esagerato. Ma quale pastrocchio? Come ti permetti? Pastrocchio esagerato. Era buonissimo, vabbè. Allora, che hai fatto? Allora, hai fatto i paccheri. Con crema di patate. Poi mi mandi pure e le pecorino foto romano. Di questi omicidi e culinari. Pecorino romano. Con un po' di polpo. No, polpo hai detto che era. L'ho fatto saltare nel vino rosso e nel peperoncino. E siete ancora vivi dopo questo pastrocchio? Guarda che era buonissimo. Ah, boh. Vabbè. È buono come il gioco di Gattuso, a posto proprio. Andiamo avanti, vai. Vabbè, allora, detto che tra un po' ci toccherà farci AstraZeneca per nostra fortuna. Ma non c'è nessun problema, io la faccio volentieri. Ma esattamente. Incominciamo con capire come si scenderà in campo nella giornata di domani e non solo. Per cercare di inquadrare questo Roma-Napoli che ti fa paura, ti piace? Io penso che il Napoli ha una grande occasione e sarebbe sciocco sprecarla. Onestamente, Napoli domani dovrebbe riuscire nella. È sempre una bella impresa quella di vincere a Roma con la Roma, non è mai facile, però, sinceramente, ora o mai più si dice. Sì, direi proprio così. Comunque ho letto le dichiarazioni del figlio di Gaucci. Non ha ragione, è la verità. No, io non ha detto la verità. Ha detto la verità. Non hanno, per fortuna, aggiungo, fatto prendere il Napoli a Gaucci. Era già tutto fatto. Il RUP De Laurentiis e chiaramente le istituzioni, compreso quelle giudiziarie, fecero un dietrofront immediato e assegnarono il Napoli a De Laurentiis. Forse fu forzata un po' la mano da un punto di vista istituzionale o giuridico, può darsi, ma sinceramente ne valsa la pena, perché se fosse arrivato Gaucci staremmo ancora a piangere o saremmo falliti di sicuro. Tu dici? Ma Gaucci non era proprio. Ma di che parliamo? Cioè, Gaucci poteva mai essere il venditore che portava il Napoli in Serie A in alto? Ma non scherziamo. Magari lo riportava in A con fatica, però. Vabbè, comunque. Ci saremmo trovati ancora nelle pesti. Invece la solidità che ci ha consentito la gestione della Laurentiis, noi non l'abbiamo finora apprezzata e speriamo che non lo apprezzeremo mai. Perché se dovessimo apprezzarla in futuro vuol dire che Napoli sta di nuovo nei guai. Invece non è il tipo che si mette nei guai, perché un democristiano di chiara fama, democristiano nel senso peggiorativo del termine, Claudio Russo.
Io non lo so. Buongiorno Marco, buongiorno Marco. Chiedo scusa per il ritardo. Io mi domando e dico, Claudio, ma la demenza senile coglie da una certa età in poi, ma non è che questo giovanotto ha qualche grave sindrome che noi non conosciamo, perché è in fase degenerativa grave, insomma. Guarda, Umberto, io penso che sia... Cioè, a me se uno mi dà del democristiano io mi offendo più che se mi dice che sono gay, dico la verità. Ma io penso, guarda, noi siamo testimoni di un esperimento sociale, cioè nel senso Marco è un prodotto dei nostri tempi, secondo me c'è tanti di quei tratti che secondo me noi non li abbiamo nemmeno scoperti tutti. No, che lui ha la causa. Andy Ballechter a confronto gli fa un baffo. Sì, ma guarda, noi dovremmo fargli fare certi esami, sai, di quelli là con gli elettrodi in testa. Sì, molto. Vabbè, fatto questo panegirico di Giordano, possiamo, Claudio, enumerare con senza interruzioni il Dylan Dog del mondo di mezzo napoletano. Vabbè, senza interruzioni, perché dopo poi ci serve anche per il GR, quindi dobbiamo fare la cosa fatta bene. Ecco. Allora, senza che interrompi Claudio. Dacci la formazione. Allora, cominciamo dalla porta, perché Davide Ospina è in vantaggio su Alex Meret e difendere a lui i pali all'Olimpico. In difesa, con la squalifica di Lorenzo, Elsie di Usai a destra, Mario Rui a sinistra, al centro Koulibaly, sarà affiancato da Maximovic, anche se Manolas sta facendo di tutto per esserci contro la sua ex squadra. A centrocampo Fabian e Demme confermati, in attacco Politano e Insigne confermatissimi sulle fasce esterne. Al centro ci sarà Piotr Zielinski, in attacco ci sarà la staffetta tra Mertens e Osimhen, dipenderà anche dalla strategia che vorrà adottare Gattuso per capire chi partirà dall'inizio, tra il nigeriano e il belga. Chiarello, adesso puoi intervenire. Allora, detto che finalmente hanno inghiuvato in coppa panchina. Ma non puoi dirla questa cosa! Non posso dirla? Io non l'avrei manco convocato per evitare rischi. Cioè, tu da qua a fine stagione ti alleni a parte. Claudio, che vuoi dire? Lobotka non gioca nemmeno in fase di emergenza, almeno Bakayoko. Ma c'ha la tonsillite. No, e noi abbiamo una proposta da parte del nostro tarallaro di fiducia, la cosiddetta Lobotka bullying, che tu lo butti in campo ma lo fai rotolare e fai strike con la difesa avversaria. Questa è la proposta del tarallo. Ma possiamo solo ridere e scherzare, perché sono, cioè, io se fossi De Laurentiis, anzi io penso che De Laurentiis, sarei imbufalito, ma proprio assai, perché mi fate spendere i soldi per un Bakayoko dicendo questo ci va a fare il salto di qualità ed è un disastro di proporzioni ciclopiche. Mi fate spendere i soldi per Lobotka e questo sta dimostrando di essere fortissimo tra pizza e mozzarella, la grande. Ma la smetti! Ragazzi, ma è indecente, non si può guardare. È indecente. Un calciatore professionista, ma stiamo scherzando. Ti contesto solo su Bakayoko, perché ad agosto scorso tutti quanti a elogiare questo colpo. Ma perché pensavamo che Gattuso puntasse su un uomo sicuro? Ma infatti io penso sia la delusione più grande. La delusione è più grande perché è Gattuso che ha garantito per lui. Perché io dissi in televisione, poi qua ormai c'è stato un problema che tu non puoi dire più niente. Ti attaccano comunque. Allora io dissi in tempi certo, non sospetti. Ma Fabian Ruiz appetito da Real Madrid, Barcellona, e io dissi bello papale papale, ma diamoglielo, portiamoglielo in carrozza, 70-80 milioni, ma di corsa, ma per carità, diamoglielo subito. Ci andiamo a prendere per la metà Rodrigo De Paul, c'è stato un tale Albano avvocato. Oh, e dove gioca mai sto De Paul? Ruiz è il gioiello. A te piace Luis Alberto, dici che è meglio di Fabian Ruiz. Però Luis Alberto non gioca in nazionale, Ruiz è il gioiello nazionale. E io dissi, ma noi qua siamo al Napoli. Luis Alberto ha fatto 10 gol e 10 assist. Anzi, è stato il re degli assist. Fabian Ruiz ha fatto 3 gol e 3 assist. In Italia chi gioca meglio, Luis Alberto o Fabian Ruiz? Vabbè,
Questo è il quadro. Claudio, vuoi aggiungere qualcosa? Così come Bakayoko, io dissi, a me non piace. Però se Gattuso dice che l'uomo che fa la differenza al Milan se lo devono comprare, sarà buono. Fanzogna, sì, Pocasatiel, assolutamente. Pocasatiel, siamo in clima pasquale. Claudio. Aggiungerei lo boss per Bakayoko, Gattuso, per lo boss Gattuso adesso ha garantito un anno fa. Vabbè, meglio così. Per Lobotka ha garantito Amsic, tra l'altro. E l'ha voluto. Questa è una roba che noi raccontiamo. No, no, non raccontiamo la verità, perché Amsic lo, in tempi non sospetti, lo sponsorizzò. Vabbè, se gli chiedono com'è l'acqua, acquaiolo. Ma no, no, lo sponsorizzò proprio. Disse andatevi a prendere Lobotka. Lo voleva far prendere. E lui c'era. Il punto è un altro. Era meglio fare andare Lobotka in Cina e tenersi Amsic. Poi dici Amsic aveva soldi che ha preso esagerato. Noi abbiamo un problema che è il più grave di tutti. Abbiamo una bella rosa con quattro spine, e sono spine. Il terzino sinistro famoso e là ci sta un intoppo che si chiama Gulam, che non consente altre strategie, ed è un errore societario generale. Dobbiamo far presto. Però ci sono tre problemi. Vai. Molto rilevanti. Enumerali rapidamente. Il centrocampo del Napoli ha tre elementi validi o validissimi. Che sono Fabian, Demme, che ha valore in ogni Demme e Zielinski. Ma non hai nessun ricambio. Nessuno. Cioè Lobotka. Perché Lobotka non esiste. Bakayoko? Elmas è stato un acquisto sbagliato, perché non era pronto e ancora oggi non si sa che ruolo ha. Non serve a niente. E Bakayoko? Fa danni, meraviglioso. Claudio, sui danni di Bakayoko io ti saluto. Il palo della luce lo mettiamo per strada. Il palo per strada, Claudio. Ieri sera nessun giocatore del Napoli al Gran Galà nella top 11, ma se lo facessero delle radio napoletane, voi due sareste le coppie di attaccanti centrali. Claudio, ti vogliamo bene anche per questo, perché sai trovare delle attaccanti centrali. È bene che Osimhen non tiene i piedi d'oro, ma Giordano tiene i piedi Menelik. Va bene. Salutiamo Claudio su Menelik. Grazie, Claudio. Grazie. Tieni i piedi al lingua Menelik. Ragazzi, grazie. Sì, ho capito. Io devo andare avanti. C'ho la scaletta. Ma tu sei andato dicendo che c'hai un destro eccezionale. Montano sta ancora piegato a metà dalle risate. È vero che sta piegato a metà dalle risate, sì. Beh, diciamo che se avessi saputo giocare a pallone per la passione che ho, non è che stavo a fare il giornalista, certo. Facevo altro, non facevo il calciatore. Bella considerazione della professione, mi piace. Vabbè, ma che c'entra? La prima passione, quando sei bambino. Scusa, tu non hai sognato di giocare a calcio come prima passione? Giocato, però non ero all'altezza. E nemmeno io. E poi è quindi la passione proprio porta. L'altezza. No, l'altezza proprio per l'altezza, solo per quello. Invece a me di coordinazione, tecnica, di fisica. Io posso dire di me stesso che sono pietoso. Non ero affatto male, ma non avevo i centimetri giusti. Vabbè, dai, allora facciamo così: andiamo a scoprire un po' come si gioca in questo fine settimana. Vediamo un attimo, partendo ovviamente dalla partita di domani delle 12:30, perché l'Atalanta ci interessa e come, così come ci interessa sentire la nostra dea Marina Belotti. Il rammarico per l'eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid si deve trasformare in rabbia sottoporta, perché per l'Atalanta sarà fondamentale strappare tre punti in casa del Verona dell'allievo di Gasperini, Ivan Juric, che all'andata aveva schiacciato la Dea. Fondamentale sarà la tenuta e la condizione fisica degli 11 in campo. Mister Gasp schiererà quindi solo chi sta meglio. Tra i pali, nonostante l'erroraccio in Europa, dovrebbe essere riconfermato Sportiello. Poi Romero e Gin City difenderanno l'area. Se Gosens non ci sarà per il guai all'adduttore, ci penserà Mele a correre sulla sinistra, mentre Deron sfreccerà a destra. Al centro Pasalic e il diffidato Freuler, con l'ex del match Matteo Pessina sulla tre quarti, a guidare all'attacco Muriel e Zapata. Andiamo avanti con le altre partite, ricordando che ieri il Genoa si è imposto 2-1 in casa del Parma con la doppietta di Scamacca, che alle 15 di oggi c'è Crotone Bologna, che alle 18 c'è Spezia Cagliari, che alle 20:45 non si disputerà. Inter Sassuolo alle 12:30, come detto, Verona Atalanta, alle 15 c'è l'impresa che deve provare a firmare il Benevento cercando di strappare quantomeno un punto
in una gara difficilissima contro la Juventus. Partiamo dai padroni di casa, partiamo dalla Juventus, partiamo da Mirko Di Natale. Alla ricerca della quarta vittoria stagionale, per la prima volta in campionato, la Juventus affronta in un turno che all'apparenza sembra semplice il Benevento di Filippo Inzaghi, voglioso e desideroso di ottenere punti importanti per la salvezza. Con una difesa da ricostruire, visto l'assenza di Cuadrado per squalifica e un Alessandro non al meglio, Andrea Pirlo, che parlerà in conferenza stampa alle ore 15, prova a ridisegnare la sua Juventus con Buffon in porta, anche se il portiere ha avuto dei problemi soprattutto fisici in questa settimana, ma potrebbe partire dall'inizio. Difesa obbligata con Danilo e Bernardeschi sulle fasce, con Bonucci e De Ligt, anche qui potrebbe esserci un impiego di Chiellini, che comunque potrebbe partire dall'inizio il capitano della Juventus. Centrocampo sempre a 4 con Kulusevski e Chiesa come esterni, Kulusevski che potrebbe però fare anche l'interno, attenzione alle ultime soluzioni delle ultime ore, con Arthur e Rabiot, visto che Bentancur è stato recuperato ma non verrà rischiato dal primo minuto. Attacco obbligato come sempre per la Juventus con Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Passiamo al Benevento, allora Massimiliano Mogavero. Il momento è delicato e il calendario mette il Benevento davanti a una delle sfide più proibitive della stagione. I giallorossi andranno a far visita alla Juventus domani pomeriggio, proprio nel periodo più complicato del campionato, con una vittoria che manca da 11 giornate e la zona rossa che si è pericolosamente avvicinata. Nonostante tutto, Inzaghi si sforza di guardare oltre e, pur privo di pedine importanti come Schiattarella, Glick, Letizia e Iago Falche, andrà allo stadium con l'obiettivo di rialzare la testa. Proprio le assenze però porteranno il tecnico giallorosso a riaffidarsi al 3-5-2 visto con lo Spezia. Spazio in Montipò tra i pali, Tuia, Caldirola e Barba in difesa, mentre a centrocampo ci saranno Teglio e Improta sulle fasce, con Etemai, Ionita e Viola in mezzo. In attacco il tandem sarà composto dalla Padula e Caprari, con Gaic che partirà dalla panchina. Sempre alle 15, Udinese-Lazio, e allora se si parla di Lazio si parla di Valerio Marcangeli. Un saluto e buon weekend a tutti i radioascoltatori di Radio Punto Nuovo. In attesa della partenza alla volta del Friuli, dove domani la Lazio alle ore 15 alla Dacia Arena giocherà contro l'Udinese, quest'oggi ci saranno le ultime prove tattiche che scioglieranno gli ultimi dubbi di Inzaghi. Inzaghi che, insomma, come al solito è intenzionato a schierare il 3-5-2, modulo di fabbrica della sua gestione, con ancora una volta Reina tra i pali in vantaggio su Stracoscia, in difesa Patrick in vantaggio su Musacchio sul centrodestra, con al centro Acerbi, e sul centro sinistra Radu che così arriverebbe a 401 presenze, record della storia biancoceleste. Però va anche valutata la situazione del calciatore romeno, perché insomma sarebbe la terza partita in 9 giorni. Se dovesse arrivare il via libera giocherà lui, altrimenti giocherà Utta al centro con Acerbi che scalerà sul centro sinistra. Al centrocampo confermato Lazzari, che giocherà con una mini fasciatura tra Anulare e Mignolo della mano sinistra. Milinkovic, Leiva va verso il rientro al posto di Escalante, visto che non ha giocato contro il Bayern. Luis Alberto è sulla sinistra, in vantaggio ancora per il momento Marusic, ma è decisamente incalzato da Capitan Lulic. Davanti erano previsti Immobile e Caicedo. Caicedo difficilmente sarà del match a causa di un edema al tendine del piede, che fino a qualche settimana fa lo tormentava con la fascite plantare. Perciò a questo punto torna in vantaggio Correa per andare a formare poi la solita coppia, insomma, titolare di Inzaghi, quindi Correa Immobile. Chiudiamo con dire che alle 15 sempre di domani c'è Sampdoria-Torino, che alle 18 si gioca Fiorentina-Milan, e allora la probabile formazione del Milan con Martin Sartorio. Il Milan di Pioli è chiamato a rialzare la testa per riprendere la corsa alla prossima Champions League. I rossoneri saranno di scena a Firenze con la solita emergenza. I problemi sono soprattutto in attacco, dove continueranno a mancare Leao, Mandzukic e Ante Rebic. In avanti ci sarà così Zlatan Ibrahimovic, pronto ad un minutaggio superiore rispetto a giovedì, e a una staffetta con Samu Castiglieco. Davvero pochi dubbi per il resto della formazione, con la linea di difesa a 4 davanti a Donnarumma, che sarà composta da Dalot, Tomori, Kier e Theo Hernandez. A centrocampo si rivede Tonali al fianco di Frenkessie. Sulla tre quarti spazio ancora a Çalhanoğlu. Ai suoi lati Salihamidžić e Brahim Diaz sono in vantaggio su Krunic e Hauge, ma l'allenamento di rifinitura potrebbe cambiare le carte in tavola. Andiamo a menzionare invece il probabile 11 della Roma, che vedrà Paulo Lopez tra i pali della squadra di Paolo Fonseca. Il modulo è sempre lo stesso, 3-4-2-1, con Karsdorp e Spinazzola che saranno gli esterni, probabilmente Smalling con Ibañez e Mancini a formare la difesa, coppia di centrocampo formata da Cristante e da Villar, e poi Pellegrini e Pedro alle spalle di Dzeko. Fin qui le formazioni, pochi secondi e ripartiamo dalle considerazioni di Umberto Chiarello. Eccoci qui in perfetto orario per l'edito nuovo di Umberto Chiarello.
Lido Nuovo, il punto sul calcio italiano di Umberto Chiariello. Se la Champions League non vede italiane partecipanti e l'Europa League ne vede una sola ai quarti di finale, si può anche aggiungere che è il festival romanista l'unico riconoscibile e riconosciuto in Italia, perché oltre la Roma in Champions ci sono Florenzi, Marquinhos e Paredes al PSG, Rudiger ed Emerson Palmieri al Chelsea, Allison e Salah al Liverpool, e in più c'è un italiano nazionale da sempre ormai che è il perno del centrocampo del PSG, che si chiama Verratti, e c'è una coppia di attaccanti sempre nel PSG targato Italia come Ken e Icardi alle spalle del grandissimo Mbappé e di Di Maria. Questo dimostra la avventatezza che hanno mostrato gli operatori di mercato, i presidenti italiani, segnatamente Pallotta in primis, in questi anni. Continuiamo a vendere i migliori talenti e a mantenere o a prendere gli scarti altrui, farli diventare grandi protagonisti in Italia. In Italia sono diventati grandi protagonisti Higuain, che al Madrid non aveva certo la maglia da titolare, anzi un Benzema era più un secondo che un cotitolare. In Italia è diventato grandissimo Lukaku, che al Manchester United faceva la riserva. In Italia è esploso Cuadrado, che al Chelsea era marginale, così come Salah. E questo dimostra che siamo figli di un dio minore. In questo campionato è la Champions l'unica cosa che conta per introiti, salvo poi farci figuracce. Sono lontani i tempi in cui le italiane pensavano di arrivare perlomeno in semifinale. L'ultima è stata la Roma, quella di Di Francesco, che da allora in poi è stato un allenatore incredibile per la parabola disastrosa intrapresa, un po' come Montella. Gli ex romanisti hanno questo disastro nel destino. Ora questa corsa Champions vede cosa? Vede l'Atalanta giocarsi una partita chiave, proprio chiave, perché l'Atalanta col Verona, che l'ha messo in grande difficoltà già all'andata, domani a ora di pranzo si gioca lo sliding doors della sua stagione. Dopo l'uscita dalla Champions con una partita che non ha soddisfatto del tutto contro il Real Madrid, non è stata un'Atalanta bella e perdente, è stata un'Atalanta poco convincente, deve riprendere la corsa in campionato. Io penso che l'Atalanta possa finire seconda se riprende il suo abbrivio a un gioco e interpreti tali per cui la vedo bene da qui alla fine della stagione, ma a patto che salti l'ostacolo Verona, che è un ostacolo alto. Il Napoli ci ha lasciato le penne, il Milan è andato a passeggiare a Verona. Che Verona sarà? Juric pronosticato come il più serio candidato alla panchina del Napoli, vorrà chiudere bene la stagione, vorrà convincere De Laurentiis, e se dovrà essere allenatore del Napoli, cosa meglio che aiutare il Napoli a entrare in Champions battendo proprio l'Atalanta del suo maestro Gasperini? Ecco, questa è la partita chiave, perché il Benevento a Torino solo un miracolo lo può salvare. Il suo campionato ricomincia col Parma, che ieri ha lasciato virtualmente la Serie A suicidandosi 1-0 con gol pazzesco di Pellè, si mangia un 2-0 fatto letteralmente, e poi Scamacca si inventa prima fa gol e poi si inventa un secondo gol straordinario e il Genoa è virtualmente salvo. Ballardini ha compiuto l'ennesima missione miracolo. Quindi la Juve 3 punti ce l'ha in tasca, il Milan va a Firenze e questa è una gara molto ma molto complicata, Inter Sassuolo non si gioca come sappiamo, le gare che
possono aiutare il Napoli, che deve aiutarsi di suo nello scontro diretto di Roma con la Roma, sono proprio Verona-Atalanta e Fiorentina-Milan. Sapranno le due squadre che fanno parte del novero di quelle di testa strappare i tre punti? È lì che il Napoli dovrà guardare oltre che se stessa, perché la lotta Champions passa da Verona e da Firenze. E allora, fin qui le tue riflessioni, noi evidentemente andiamo anche ad approfondire alcuni temi, perché giustamente hai sottolineato, Inter-Sassuolo non si gioca. E di ieri la allarmante, perché solo così si può definire, allarmante dichiarazione di Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che dice: beh, io non so se il campionato finisce. Allarmante. Ah, io non credo proprio alle Cassandre. Allarmante. Allarmante. Dichiarazione. Il 7 aprile giocheranno Inter Sassuolo. Tu dici il 7 aprile sì, si fa un sì. Mega recupero. Sì, ovvio. 18:45 Inter Napoli. Anche perché non visto c'è... che c'è la Juve Napoli, visto che c'è la Champions. Champions non impedisce la possibilità di giocare. Alle 15 si dovrebbe giocare. Ma si può anche fare durante la sera, che televisivamente può creare un problema, si gioca alle 15. Però c'è la Champions, se non sbaglio. E ti ho detto, ma non c'è nessun regolamento che lo impedisca. No. Però. Alle 15 si può giocare. Vabbè, Giovanni Capuano, Giovanni, buongiorno. Ciao. No, in realtà c'è una norma che vieterebbe la contemporaneità, perché la Champions è un orario protetto. Però è una norma alla quale si può derogare, si paga una multa. Di solito non lo fa nessuno, in Italia si gioca sempre lasciando libero lo slot serale, altri, gli inglesi, se ne fregano altamente, giocano anche in contemporanea. Insomma, sono sempre le solite guerre con rapporti di forza. Io credo che il 7, se ci sarà il doppio recupero, uno sarà alle 15, uno alle 18:45. Uno alle 15, uno alle 18. Quello del Napoli è stato già fissato 18:45, quindi rimane lo slot delle 15. Chiaro, quello alle 15 sarebbe eventualmente Inter Sassuolo e quello delle 18:45 Juventus Napoli. Detto questo, la domanda è semplice, ma c'è Asle, fammi capire. Cosa? Dico, c'è Asle e Asle, c'è un Asle di un dio minore che è quella di Napoli e quella di un dio maggiore che è quella di Milano. No, ci sono situazioni diverse, cioè, ci sono situazioni che non necessariamente l'una si legano all'altra. In questo momento c'è un contesto che è differente rispetto a quello di ottobre. Non è un caso che il giudice sportivo non abbia assegnato il 3-0 a tavolino in primo grado alla Lazio contro il Torino. Sono situazioni differenti. C'è, secondo me, è stato nei due mesi ultimi un errore di omissione da parte della Lega Serie A. Tutti parlano del famoso protocollo. Il protocollo non va toccato nemmeno di una riga. Quello che andrebbe emendato è invece tutto il regolamento attuativo che discende da quella famosa nota sottoscritta dai club a ottobre, dai club di Serie A, su che cosa fare in caso di pluripositività all'interno del gruppo squadra. Il precedente a cui si lega Inter Sassuolo è il precedente di Torino Sassuolo, che è passato sotto silenzio per tanti, che poi ha partorito il problema che adesso affrontiamo per Lazio Torino, e che, ve lo dico, anche se in questo momento non è d'attualità perché poi c'è la sosta e la situazione è destinata a rientrare, ma partorirebbe il problema per Bologna Inter se Bologna Inter si dovesse giocare fra 3, 4, 5 giorni, perché dentro la testa dei dirigenti della Lega Serie A Inter Sassuolo viene rinviata all'Imperio, perché in maniera estensiva si ritiene che l'Inter utilizzi il proprio bonus, in maniera estensiva, non avendone diritto, esattamente come non ne aveva diritto il Torino nel momento del rinvio con il Sassuolo. Ora, voi sapete, perché lo avete ospitato in diretta, c'ero anch'io, il Torino non ritiene di aver mai chiesto e quindi mai utilizzato quel bonus per la gara con il Sassuolo. L'Inter ritiene di non aver utilizzato il bonus per questo rinvio per la gara con il Sassuolo, e quindi si va avanti di pasticcio in pasticcio, augurandosi sempre che non accada qualcosa che faccia venire giù. Nel tuo ragionamento manca un tassello, però nel tuo ragionamento manca un tassello fondamentale che non so se lo dimentichi volutamente, perché ti sei sempre espresso contro l'idea che l'ASL possa fermare le partite. Ma se l'ASL dice che non
che la squadra si deve fermare, si deve fermare. Se il Torino viene fermato, viene fermato. Se l'Inter viene fermata, viene fermata. Se i congiunti prossimi e i contatti prossimi. Ci togliamo via il dente e via il dolore. No, non ho che c'è un ASL, dici tu, l'ASL che interviene autonomamente va bene, l'ASL che viene imboccata non va bene? No, l'ASL di Napoli semplicemente, ma io seguo il filo di tutti i ragionamenti messi nero su bianco, poi ne abbiamo parlato tante volte, io poi rispetto le sentenze, magari mi posso tenere una mia idea, ma chiaramente le sentenze hanno un peso, anche quelle che non si condividono. La differenza sostanziale tra l'ASL di Napoli in occasione di Juventus-Napoli e le ASL di Torino e la TS di Milano, la TS Lombarda nel caso di Inter-Sassuolo, è che nel primo caso, fino a poche ore prima del match, non c'era nessun intervento prescrittivo da parte dell'ASL di Napoli che impedisse al Napoli di fare quello che avevano fatto tutti gli altri club. Nel caso di Torino contro il Sassuolo e Inter oggi contro il Sassuolo, questa condizione si è verificata. Però tu hai detto una cosa, anche senza arrivare a evocare, scusa Giovanni, ti stai contraddicendo Napoli, però il Toro e l'Inter hanno le cause di forza maggiore. Tu ti stai contraddicendo, perché se dici che le sentenze, scusa, ti spiego perché dal mio punto di vista ti stai contraddicendo. Se tu dici che le sentenze si rispettano anche se non si condividono, poi non puoi stravolgerle, perché tu non puoi sostenere che non c'è stata prescrizione da parte dell'ASL di Napoli, perché il collegio di garanzia del CONI ha dimostrato esattamente questo, che la prescrizione era già contenuta nei provvedimenti e che la domenica è intervenuto solo un chiarimento. È stato proprio questo il punto discriminante per cui è stata riconosciuta la forza maggiore. Allora, se la sentenza ha riconosciuto la forza maggiore, tu non la puoi negare, perché la tua è un'opinione, quella è una sentenza. Il collegio di garanzia del CONI dice che in ogni caso nella gerarchia delle fonti anche quella cosa che accade la domenica famosa alle ore 14, non mi ricordo quanti minuti, quindi a poche ore dal match, vale come causa di forza maggiore, perché in ogni caso la prescrizione di un'autorità sanitaria locale deve essere superiore all'ordine. Ma ha anche chiarito che era già prescritto dal sabato. Più o meno, ma questo va rispettato. L'altra cosa abbastanza chiara è che a fronte di una comunicazione standard identica a quella ricevuta prima e dopo e identica a quella ricevuta dagli altri 19 club nelle ore immediate alle positività, il Napoli si comportò in maniera diversa rispetto a tutti gli altri. Però secondo me tornare indietro a Juventus-Napoli può essere diverso. Intanto c'è una sentenza che fa giurisprudenza e anche indirizzo, per cui c'è poco da discutere. Beh, il giudice sportivo Mastrandrea, a proposito di Lazio-Torino, quella sentenza non l'ha praticamente nemmeno nominata, quindi proprio per non ne ha avuto bisogno. Il fatto che stessimo parlando di due situazioni differenti. E l'Inter è uguale a quella del Torino, quindi? Il precedente a cui dobbiamo agganciarci oggi per capire la ragione per cui non si gioca Inter-Sassuolo è Torino-Sassuolo, non è Juventus-Napoli. Dopodiché io ritengo, e in questo sono veramente molto critico, che nelle ultime settimane la Lega Calcio abbia perso il treno e l'occasione per andare a ritoccare quelle due paginette, quelle famose della nota di ottobre, che disciplina cosa succede in caso di pluripositività e anche di interventi delle autorità sanitarie locali, che non è il protocollo. Io su questa cosa mi batto fieramente, perché purtroppo anche tanti nostri colleghi continuano a parlare a sproposito di protocollo, mentre questa è una carta che è esterna al protocollo, non c'entra nulla col protocollo che è stato siglato dalla Federcalcio con il Ministero della Salute, CTS e tutto quello che abbiamo raccontato per mesi. In queste settimane la Lega Serie A avrebbe dovuto prendere atto di una situazione che oggi è differente e che porta anche a TS e ASL, che sono comunque in questi mesi hanno dimostrato pienamente di riconoscere la validità del protocollo calcistico, a dover ogni tanto intervenire. Vi do una cosa che secondo me fa scopa di tutto. Io penso che nelle prossime ore, e intendo probabilmente martedì, i nazionali dell'Inter, quindi quelli italiani e quelli per le altre federazioni, partiranno regolarmente per le proprie destinazioni. Anche quelli dell'Inter? La TS Lombarda. Anche quelli dell'Inter? Certo, anche perché questo perché la TS Lombarda non ha mai disconosciuto il valore del protocollo sportivo, tant'è vero
che quando ha deciso di imporre la sospensione dell'attività del gruppo squadra e di vietare la disputa di Inter Sassuolo, ha anche posto un termine temporale per la ripresa dell'attività di 4 giorni, che è chiaramente l'applicazione di tutte le deroghe previste dal protocollo calcistico. E io sono abbastanza convinto, è una mia opinione ma non solo, che quando dovesse essere, oggi il giro di tamponi di ieri è tutto negativo, oggi non faranno tamponi, domani faranno tamponi che verranno, avranno risultato validato lunedì, qualora dovesse permanere questa situazione e quindi nella convinzione della TS Lombarda essersi chiuso il pericolo di un focolaio in espansione, all'Inter in assoluto verrà concesso di riaprire il centro sportivo di Appiano Gentile e ai nazionali verrà concesso di unirsi alle proprie nazionali. Io non ovviamente stiamo parlando di quelli negativi, stiamo parlando di quelli negativi che erano in, sono in quarantena solo come contatti. Non ho capito un passaggio, non ho capito. Dai, e poi chiudiamo. Un passaggio e poi chiudiamo. Tu dici che il protocollo non c'entra niente, ma il protocollo prevede chiaramente, cito a memoria, fatto salvi gli interventi di autorità nazionali preposte eccetera eccetera, sanitarie preposte. Allora, nel momento in cui l'ASL di Napoli, caso Genoa, ha paura di un cluster contagioso, l'ASL di Torino ha lo stesso timore, l'ATS mi pare si chiami così, sì, a Milano, di Milano ritiene che D'Ambrosio nel pullman possa aver creato danni notevoli e che quindi ritiene che i contatti stretti vadano tutti fermati, nel momento in cui le ASL ritengono che ci sia un pericolo per la salute, calcio o non calcio, pubblica, qualsiasi sia l'ambiente di provenienza, intervengono. Quindi sono tutte quante facenti parte del protocollo siglato in ottemperanza di quel protocollo che prevede l'intervento delle autorità, che sono sicuramente superiori per autorità rispetto al regolamento specifico calcistico. Giovanni. Io credo che noi possiamo andare avanti per anni su questa cosa. Il tema è molto semplice. Collegio di garanzia l'ha statuito, però. L'ASL piemontese è la stessa che qualche settimana prima di fermare il Torino ha invece si è premurato di chiarire che la Juventus poteva andare serenamente a giocare a Milano prima con il Milan all'inizio gennaio. Perché non ha ritenuto ci fosse un rischio, evidentemente. La differenza è tra contagi e potenziale cluster. E potenziale cluster. E quindi stiamo parlando della stessa TS che riconosce pienamente il protocollo sportivo e la sua validità e lo ha fatto anche parlando con le persone che l'hanno interpellata, semplicemente in un caso, quello di Torino-Sassuolo, che poi si è trascinato su Lazio-Torino, ha pensato che fosse il caso di intervenire e avrà fatto le sue cose. Appunto, quando decido di intervenire non c'è niente da fare. Quello che è accaduto in Juventus-Napoli è che un foglio standard ricevuto da tanti altri club e applicato secondo protocollo da tanti altri club semplicemente facendo la propria bolla, nel caso del Napoli è diventata una serie di richieste, di chiarimenti che ha sfociato in tutta quella situazione. Era anche il primo caso di cluster perché il Genoa aveva 14 subito e poi 24. È stato anche il primo caso di cluster in Italia nel calcio. Però è la stessa ASL che misteriosamente, nel disinteresse di tutti, ha negato a giocatori dell'Empoli di scendere in campo pur in presenza di tamponi negativi e nel pieno rispetto del protocollo. Poi era la Coppa Italia, era l'Empoli, la cosa interessava zero a nessuno e anche quel precedente si è fatto finta di non occuparsene, né a livello giornalistico e a livello di autorità sportive. No, noi ce ne siamo occupati, abbiamo intervistato D'Amore, ce ne siamo occupati, abbiamo chiesto, c'è stato risposto, temevamo il contagio per i contatti stretti e siamo intervenuti, dove riteniamo che ci sia un pericolo interveniamo, ce ne frega assolutamente niente se ci sono regolamenti particolari, noi abbiamo il dovere di tutelare la salute pubblica, dove riteniamo che ci sia pericolo interveniamo. Vabbè, dai, noi ci dobbiamo fermare, Giovanni. L'abbiamo intervistato, ce l'ha detto, no? Sì, sì, conosci molto meglio di noi i tempi della radio. Grazie davvero. Ciao.
ciao. Grazie, salve. Grazie, grazie a Giovanni Capuano. Stop and go, rapidissimo. Difficile accettare sentenze. Andiamo avanti. Andiamo. Già c'è. Lo senti? Il profumo della granita, lo senti? Con la panna, però. Con la panna. Tancredi Palmeri, buongiorno. E mica vi parlo da Messina io. Ma dove stai, Tanco, ora? Dove sei? A Milano. Che noia. Conoscerai a Milano, però, una gelateria, pasticceria siciliana di riferimento, no? La voglia, Allora, nel periodo pasquale, dai, parliamo di cose belle. Nel periodo pasquale. C'è la pasticceria di riferimento, la rosticceria di riferimento, la gelateria di riferimento. Beh, che meraviglia! E la gelateria che fa la granita di riferimento. Sono quattro cose. E il ristorante di pesce siciliano di riferimento. Non così particolarmente. Ce ne sono vari, ma nessuno ancora ha avuto l'approvazione. Ma ora mi devi dare una spiegazione filosofica, perché qua sono due filosofie di vita diverse. Vai. Sì. La granita come la conosci tu, o l'arancina palermitana, quella là, che pure sei tu, dolce o salato? No, scusami, che perché scegliere? Perché scegliere? Fammi rispondere. Questo è come quando uno dice biondo o mora. Ma che mi piaccia, che mi frega se è biondo o mora, basta che mi piace. Applausi scroscianti per Tancredi Palmeri. Hai tempo per andarti a piare una granita o un'arancina? Dove vai? Dove? A Milano, dici? Sì. E vuoi che ti faccio pubblicità in diretta? No. Cioè, che cosa preferisci? Dove ti dirigi? Ma no, dipende da quello che voglio in quel momento. Esatto. Da quello che voglio in quel momento. Devo dire un'ala che dribbla benissimo. Garrincia. No, ma pure sono d'accordo con lui. Pure a me dipende, se un momento mi va la bionda, un momento mi va l'amore. Per la granita versione orientale, io per la granita versione orientale siciliana, quindi Messina, di Lazio, Catania, più Messina, io ho un debole particolare. Cioè, secondo me una delle cose più buone che esiste in natura. Io ti ho detto una roba. Una volta, quando ero all'università, una ragazza è uscita con me, quando tornando era un'ora di spacco, di pomeriggio, stava arrivando la primavera, quindi ero là che andiamoci a pigliare un gelato così. C'era una ottima, purtroppo ha chiusa adesso, gelateria a Bari, ed era è appena iniziato il gelato di Gelsi, e io mangiando il gusto Gelsi, io le dissi: madonna, il gelato di Gelsi quando è buono è meglio di un orgasmo. E lei la cosa la colpì così tanto che quando poi siamo uscite tutto così, mi disse: guarda, tu quando hai detto quella cosa mi hai conquistato, perché ho detto questo qua per dire questa cosa davanti a tutti, ma che te sta. E quindi per me il gelato fatto bene, tipo il gesto, la granita. Invece ti dico cosa ha fatto Montano. Montano stava conquistando una ragazza bellissima, ha detto che era amica di Giordano, l'ha cacciato, non l'ha visto mai più. Lasciamo perdere, andiamo avanti. Tancredi, allora parliamo. Parliamo di gelati, di granite. Prima siamo di donne. Più. Allora, noi, tu lo sai, tocchiamo temi. Ma è un campionato irregolare, sì. Tancredi. Io in gli stiamo strillando. Non gli fa ste domande. Lo so che tu tocchi sempre, Marco. Mi conosce troppo. No, vabbè, Tancredi. Ci lega un sentimento particolare. Va bene. Allora, è regolare sto campionato. I juventini strillano, strepitano. Perché sarebbe regolare? E secondo loro la partita rinviata Inter Sassuolo falsa il campionato. Inter Sassuolo perché viene rinviata? L'ha deciso l'ATS. Non è che l'ha deciso Marco Giordano. Il campionato l'anno scorso perché viene fermato per 5 mesi? Perché l'hanno deciso le autorità sanitarie. E allora era irregolare il campionato l'anno scorso? Chi l'ha vinto? La Juventus. Aia. No, lascia stare chi l'ha vinto. Era regolare il campionato l'anno scorso. No, dai, tutte sciocchezze. No, e allora non lo è. Sì, punto.
se la motivazione è quella, la motivazione è di sempre. Sei pronto a fare il vaccino a AstraZeneca? Ma io credo che vengano prima tutti gli altri, cioè. Ma se te lo propongono, io... lo fai? Vabbè, dai, sì. Certo, sì. Lo fa Draghi. Guarda, lo sto facendo per dare una testimonianza positiva. Sì, sì, vorrei che tutti noi provati, dicessimo alle persone di stare tranquille e di farlo. La pillola anticoncezionale del giorno dopo ha una maggiore probabilità di provocare trombosi che il vaccino AstraZeneca. Giordano, quella non la puoi prendere, vedi? Almeno quella la sei risparmiata. No, noi maschi non la possiamo prendere, però non mi sembra che nessuno si sia mai posto il problema, anzi la discussione è sempre stata no, rendiamola disponibile, cos'è qua, e non si è mai detto né A né B, è la verità, è una cosa pericolosa per la salute. Senti, ma la trombosi per il calcio italiano è già arrivata, le coppe ci hanno proprio, mamma mia, Tank, mamma mia, mostrato la nostra nuova. Allora, il Manchester è una squadra importante, però era un Manchester battibile. Mamma mia, era un Manchester battibile. No, non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Veramente una di quelle a cui non si può proprio dire nulla è il Milan. Un po' meno, sì. United puoi perdere. Ha giocato tre tempi su quattro meglio del Manchester. Non solo quello. In che condizioni poi le ha giocate? Questo è vero, no, questo è vero. Avendo questo una rosa che non è all'altezza, per cui, ma devo dirti, non è all'altezza della Manchester United, in quel senso, cioè la rosa del Manchester è maggiore, è migliore. Però che a segnare Pogba next Juventino fa ancora più male, no? Come? Che a segnare sia stato Pogba. Certo, però guarda, io ho una tesi differente su, perché poi a ogni marzo che il Signore manda in terra piangiamo sempre sulla pochezza del calcio italiano. È dedicata alla crisi del calcio italiano in Europa, mamma mia. Io però devo dirti che negli ultimi anni ormai ho una tesi differente, cioè non ha più senso parlare di calcio italiano, calcio inglese, calcio spagnolo. Il calcio ad alti livelli è una elite transnazionale di circa 10 squadre, dell'Italia di questa elite fa parte soltanto la Juventus, che non hanno soltanto un budget maggiore degli altri, hanno un budget di molto maggiore degli altri, che dove la decima di queste 10 ha il doppio, il triplo di chi poi la segue. E poi c'è il resto d'Europa. Allora, perché scusa, parlare di calcio italiano. Il tuo ragionamento è molto giusto, è un'ottima osservazione. No, volevo solo aggiungere che quello che dice è talmente vero, però c'è una piccola stortura che su 8 qualificate in Champions League, 7 hanno vinto il girone. Una sola non l'ha vinta e si è qualificata. Chi è? È la Juventus, infatti. E il Porto, che è arrivato secondo e ha fatto poi la Juve. Aveva senso parlare di calcio italiano quando, tra fine degli anni 80 e inizio degli anni 90, la Juventus aveva vinto tutte le coppe. Il Milan aveva vinto più coppe di campioni di tutte. L'Inter aveva vinto tutte le varie coppe UEFA. Il Napoli aveva vinto la Coppa UEFA. La Sampdoria ha vinto Coppa delle Coppe, è arrivata in finale di Champions League. La Lazio, la Fiorentina in finale di Coppa Parma. UEFA. Il Torino in finale di Coppa UEFA, il Parma tutte le coppe che ha vinto, il Genoa in semifinale di Coppa UEFA, il Cagliari in semifinale di Coppa UEFA, quello ha senso come calcio italiano. Adesso è preparato, è incredibile, però diciamo la verità, è preparato. Adesso il calcio italiano si può né parlare di calcio, ma nemmeno di calcio spagnolo, perché il calcio spagnolo ha qualificato solo una nei quarti di Champions, e in crisi il calcio spagnolo. Non lo diremmo per quello che è dal punto ora sì, con quello che sta succedendo tra Barca e Real Madrid. Ma se guardiamo retroattivamente, recentemente hanno dominato. Ma chi è che hanno va dominato. Avanti? Chi è che va avanti in Champions League? Real, Atletico e Barcellona. Una cosa sono Real, Atletico e Barcellona. Però hanno fatto dell'Europa League il giardino di casa loro, col Siviglia, e questo sì, anche va ma detto. Perché? Ma perché hanno una mentalità comunque sia di vincerla, e noi invece non ce ne frega. Noi, se il Napoli va avanti l'Europa League, dice preferisco lo scudetto, se l'Inter va avanti idem, se il Milan va avanti idem. Ma per quello, ma quando si arriva ai cancelli. Voglio chiudere, mi devi dare una risposta telegrafica. Mourinho, Guardiola, Ancelotti, Tuchel. Mourinho in crisi però, 4 anni che non vince niente. Tutto quello che ti pare.
il meglio degli allenatori del Gotha europeo sono in Premier. In Italia non c'è uno che abbia vinto uno scudetto in Italia, Ranieri l'ha vinto in Inghilterra, tranne Antonio Conte. E tutti i migliori stanno a spasso: Spalletti, Sarri, Allegri, Allegri in particolare, eccetera. Non ti sembra che c'è un impoverimento tecnico enorme? Allora, io te la riprendo con lo stesso cosa. Mourinho prende 14 milioni all'anno. Guardiola ne prende, forse 19 meglio Mourinho. Guardiola ne prende 24. Zidane ne prende 12 o 13. Simeone ne prende 21. Ripeto. Ancelotti ne piglia un sacco pure lui. Sì, però ne prende credo 6, nemmeno così. In Italia due anni fa al Napoli. Conte ne prende 12 da noi, ma ho tolto Conte, poi tu scendi a 3 milioni alto. Se Allegri prendesse 3 milioni all'anno, l'avrebbe già trovato il posto. Per me parlare di italiano, inglese, spagnolo non ha più senso, perché ha senso chi può metterci più soldi. E non è soltanto che la Premier può metterci più soldi di tutti, che è una cosa che sappiamo che è risaputa, ma i soldi che ci mettono quelle 10 non sono quelle che mettono gli altri. Insomma, tu dici, e allora bisogna fare la Superlega a questo punto, scusa. Non ti dico che bisogna fare quello, ma che lo status quo è che il calcio, quelle che vanno avanti in Champions sono sempre quelle 8 di quelle 10. Sono sempre 8 di quelle 10. È vero. Ci può capitare un Porto un anno, ci può capitare un Borussia Dortmund un anno, ma sempre 8 di quelle 10 sono. E allora io personalmente non la vorrei la Superlega, poi non lo so, ma lo status quo è che da 4-5 anni, da quando la sperequazione di diritti è così divaricata tra le top 10, top 12 e le altre, di fatto c'è un campionato, una coppa per quelle 10 e una coppa per le altre, perché anche se l'Ajax si crea la sorpresa, un anno dura, perché poi l'anno dopo vende i De Ligt, vende De Jong, e deve provare a ricostruire dopo 5-6 anni, casomai torna ad essere sorpresa. Se il Dortmund ti fa la sorpresa, ma il prossimo anno Haaland va via e torna dove era il Dortmund, non cambia nulla. Per cui sono sempre quelli 8-10, quindi io spero di no la Superlega, perché io ancora mi interessa vedere la Serie A anche con le piccole, Verona-Juventus, il Napoli. Io ho nella testa un progetto totalmente diverso, ma è tutto mio, ma non ne ho mai parlato. E poi ne parliamo dopo, però io devo salutare Tancredi Palmieri. È divertente, poi un giorno ne parliamo. Per quel progetto, Umberto. La PlayStation, l'hanno fatto la PlayStation apposta per farci fare i nostri progetti. Esatto, tra le altre cose, le Master League e così via. Tank, ho dei tempi che purtroppo devo rispettare, grazie. Ciao belli. Grazie a Tancredi Palmieri. Claudione De Vito, Claudio. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Sentivo Umberto che diceva granita o arancina. Arancina non è al femminile, è a Palermo, se non sbaglio. Sì, esatto. Giusto. Sì, a Catania al maschile. Sì, no, giusto, però la sostanza è noi quella. Noi a Napoli diciamo arancino. Come a Catania, dove domani andrà l'Avellino. Che la partita dovrebbe giocarsi. Due arancini glieli diamo o no? Fammi sentire. Due arancini, però prima due tamponi, perché comunque c'è purtroppo sì una situazione in evoluzione. Domani mattina, prima del match, ciclo di tamponi classico, l'augurio è che non emerga nulla, altrimenti lì potrebbe intervenire l'ASL e insomma bloccare il tutto. Insomma, una situazione in evoluzione, sub iudice, diciamo così, sarà vissuto il tutto nelle prime ore della mattinata a ridosso del match, che ricordo si gioca alle 12:30. Al netto di questo, è comunque un argomento importante che tratteremo con il professore Francesco Braconaro, membro della commissione tecnico medico scientifica della FIGC. L'Avellino si è preparato questa mattina con la rifinitura in loco, con le ultime sponda biancoverde, sponda Catania che ha cambiato allenatore, Francesco Baldini che sarà presentato nel pomeriggio, 4-3-3 il nuovo modulo per gli etnei che vogliono rilanciarsi di fronte però l'Avellino agguerrito al di là di quelle che saranno le assenze. I positivi sono De Francesco Francesco e Carriero, già acquisiti prima della gara col Potenza, e poi è emerso anche Bernardotto, come lui ha reso noto l'attaccante sui social. Personaggione Baldini. Comunque fra poco si parte con un pomeriggio supereroi, è un dibattito in radio, lo dobbiamo fare se per Giordano, Stricnina o Guttalax. Grazie, ciao ragazzi, problemi vostri.
sono problemi vostri. Sono problemi vostri, meraviglioso. Noi per quanto ci riguarda avremo il nostro sabato, sì, che ripartirà anche dai Pink Floyd. Ti piacciono Pink Floyd? Mi piacciono. ride Chiariello. Pochi secondi e ripartiamo. Eccoci qui. Ben ritrovati. Speciale Napoli, Radio Punto Nuovo, Punto Nuovo Sport Show. Quel gran bell'uomo di Umberto Chiariello, eccoci qui. Ma smetti. T'hanno mai detto gran bell'uomo? Qualche trentina d'anni fa, forse. Qualche trentina d'anni fa. A differenza tua, persiste nell'essere un gran bell'uomo Fulvio Marrucco. Ah, lui è fuori discussione, lui è evergreen. Evergreen, buongiorno, Fulvio. Buongiorno a voi. Ti senti un evergreen, Fulvio? No. Bello per sempre. L'età che ho e ne prendo coscienza, quindi felice comunque di aver fatto tanto nella vita, soprattutto nei rapporti umani. E questa te la sei cavata alla stragrande, allora, nella risposta. Sentiamo che musica, mi hai parlato di Pink Floyd, perché? È perché? Perché c'è questa canzone dei Pink Floyd, sentiamola. 73. Fulvio, perché il 1973? Perché questo respiro dei Pink Floyd? 73 è un anno per me rock fondamentale. Se tu mi chiedessi qual è l'anno a cui sei più legato, ti risponderei il 73. Il 73 ho fatto la maturità, mi sono iscritto all'università, ho conosciuto mia moglie, è stato un anno fondamentale per la mia vita, per i miei rapporti, come dicevo prima, per la mia famiglia, ed era un anno dove comunque c'era il leone a Napoli, era arrivato il leone, il Michel è stato il primo allenatore che ci ha fatto vedere del vero spettacolo. E è stato un anno anche difficile, è stato un anno, l'anno del colera, subito dopo l'estate, però c'era collegandoci Pink Floyd, quell'anno era rock, era un Napoli rock, perché aveva un calciatore che aveva un soprannome Rock, perché aveva i capelli lunghi e lo chiamavano Giorgio Guitar. Giorgio Braia. Proprio lui. Giorgio con la chitarra, sì, lo chiamavano così. È vero, Fulvio, era quello il soprannome? Sì, Giorgio Braia, al secolo da Bonporto, provincia di Modena. Ex foggiano, ex giocatore. È stato uno dei giocatori simbolo di quel Napoli di Vinicio. Tutto dribbling e cambi direzione, eccezionale. Esatto, agevolato da un gruppo di calciatori fantastici, perché giocare intorno a Clerici, a Iuliano, a Ciccio Esposito, ed un giocatore che pochi ricordano, ma che per un anno solo e per pochi anni è stato a Napoli e Rampanti, era è un giocatore di grandissima classe, di grandissima intelligenza. Per far posto a Rampanti, messo il posto Pogliana. Perché a Napoli fece un movimento interno, inizialmente giocava con Carmignani, Bruscolotti, Pogliana, Zurlini, il primo anno, cioè l'anno buono, quello c'era già Bugnic, La Palma, Orlandini, Massa, Iuliano, Clerici, Esposito, Braglia. Entrò Rampanti numero 10, Esposito passò Mediano e Orlandini terzino sinistro, sì. E nel 73, sì, mi raccontavi stamattina, c'è un Roma-Napoli al quale sei molto legato. Che bella partita. Questo Roma-Napoli, ripeto, eravamo usciti, ci sono tanti Roma-Napoli a cui sono molto legato, perché è stata una trasferta che io ho fatto spessissimo, ho visto partite dal vivo finite 4-4, oppure la mia prima la trasferta vizio, dove ero un bambino, ed è l'esordio di Canè, credo nel 60, 61, e io mi ricordo ero in una curva dove c'erano gli spalti, quindi non c'erano dei posti a sedere, e questi spalti degradavano. Io ero bambino e non vedevo nulla, vedevo solo
Roma, ne ho visti tanti 0-0, ho visto beh, il famoso gol di Maradona all'Olimpico dell'anno dello scudetto sul passaggio di Giordano, l'anno di Maradona, esattamente, oppure quello con gol di Insigne nell'anno del presunto il pareggio di Francini in inferiorità numerica. Il Perugia, il pareggio di Francini 9 contro 11 è stata una delle cose più belle che ho visto, vissute dal vivo nella mia vita. No, nel 73 chi segnò l'Olimpico? Il Giorgio Braglia. Vincemmo 1-0, la partita bella giocata dove Vinicio c'erano quali erano le novità a te dal calcio olandese. E fu veramente una cosa no, oggi gli avrebbero dato del pazzo, perché lui fece giocare con la difesa in linea a zona quando si giocava a uomo altissima gente come Burnici e Bruscolotti, cioè, considerati marcatori a uomo all'antica. Te lo immagini le critiche che l'Umberto Chiarello no, dell'epoca avrebbe fatto a Vinicius? Ma io sono per il calcio olandese, stai scherzando? C'era Giovanni Lavassoni, non la fa bene, quello è il problema. E fu fermato poi successivamente da un infortunio al ginocchio negi anni successivi, e quindi l'anno diciamo più importante. Ci fu la palma che viene da Brindisi, e poi era un terzino adattato a Stupel, però aveva una velocità pazzesca. Ricordo in Coppa UEFA 0-0 a Napoli col Videoton, mi pare. Gli ungheresi del Videoton, Calmignani che gioca al limite dell'area, Burnici al centrocampo, scatta in contropiede il Videoton. Calmignani esce, pallonetto a Calmignani fuori dalla porta, palla che sta per entrare in porta. La palma, che era un idolo a San Paolo, scatta come un dannato, aveva uno scatto sotto gli 11 netti all'epoca, con 10 vincevi le Olimpiadi, scatta come un pazzo, arriva sulla linea di porta, sforbiciata volante, toglie la palla dalla porta. Che meraviglia. apoteosi per la palma. Sì. Fulvio, io quello che voglio sottolineare, che sono cose che il calcio ha perso, era la giornata che era meravigliosa, fatta trasferta, dove potevi potevi piena di sfottò, era un'altra Italia, un'Italia. Sì. L'Italia della crisi petrolifera, l'Italia delle biciclette. Italia degli anni di piombo, purtroppo, che arrivò subito dopo. Un altro mondo, quindi quello che io ricordo, oltre un marinaio che non conoscevo, che era a fianco a me al gol di Braglia, ricordo quella giornata, che prendevamo anche dei pullman, ci fermavamo al ritorno sulle colline romane, ai colli albani, e si mangiava, cioè era un'altra storia, era veramente il panino salsiccia e Fredelli fuori dal San Paolo che pigliavi alla Bangarella, che era un must assoluto, il giornale su cui ti sedevi, che a volte era pure unto. Ma la cosa straordinaria, Napoli-Ascoli 3-1, 3 gol di Giorgio Braglia, da cui il famoso grido Braglia, 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 Napoli a mitraglia. Napoli a mitraglia. Vabbè, Fulvio, vogliamo aggiungere solo una nota sulla partita di questa Roma-Napoli di ora, come finisce? Ma io la scorsa settimana ero estremamente fiducioso. Questa sono fiducioso, perché comunque hanno avuto una settimana per lavorare, c'è un'aria nuova, vedo i giocatori estremamente concentrati e determinati per raggiungere questo obiettivo, per tentare di raggiungere questo obiettivo. Il rinvio della partita con la Juventus è stata una mossa decisiva, a mio parere. Io credo che se Napoli supera bene, se vince a Roma, è veramente tra i favoriti per il quarto posto. Bene, sono convinto che ce la possiamo fare. Benissimo, benissimo. Grazie Fulvio, un abbraccio. Un abbraccio e buona domenica come al solito. Grazie, grazie a Fulvio. Marco, dai, facciamo così, prendiamoci un minuto noi e poi ci fermiamo. Pink Floyd, poi, meraviglia. I Pink Floyd. Come la vedi la Roma? La squadra forte. Per me gioca un calcio bello. Però è una squadra adatta al Napoli, proprio perché è giochista. Il Napoli con le squadre giochiste si trova bene. Speriamo.
Speriamo. Sai, l'assenza di Veretout è comunque un'assenza pesante. Molto pesante. Molto. L'assenza di Veretout è pesante, questo molto, è vero. Molto. Però una buona rosa, giocatori validi. E poi Diawara, che noi l'abbiamo sbolognato come una promessa mancata, sta cominciando a fare bene di nuovo, come certo, a Bologna. Se manca anche sembrava avevamo dato il pacco alla Roma con Diawara, ci eravamo presi mano l'ass. Mi sa che il pacco è al contrario. Comunque, no, vabbè, vediamo. Fino a mo' mano l'ass in due anni non ti ha dato granché. Per quello che prende, 4 netti all'anno, 36 milioni di quotazione. Difensore considerato di primissima fascia. Non mi dire che siamo soddisfatti di mano l'ass. Lo venderesti? Domani mattina. Al pari di? Dammi solo qualche nome. Fabian e Koulibaly. Caspita, però devi rifare la difesa. Ma per forza, non c'è perché Maximovic va via. Ma non c'è dubbio. Però non c'è dubbio. Pare che anche la Roma, oltre al Milan, siano interessati a Maximovic. Eh? Me ne frega niente. Ciao, ciao, baby. Ciao, Maximovic. Sì, è un altro che una delusione totale. Ma non l'ha una delusione. Maximovic totale. Perché insomma, questo non ci ha dato niente. Ti ricordi niente. La seconda parte dello scorso anno fece bene? Benino, sì. Ma se tu guardi complessivamente, il Napoli ha investito su questo calciatore oltre 25 milioni. Quando in un'epoca in cui i difensori, tu pensi a quelli lo scambio, ma lo scambio Gattuso Fonseca lo fai? Dove si firma? Dove si firma? Sì. Vabbè, a posto, pochi secondi e ripartiamo. Per fortuna che i microfoni sono spenti durante la pubblicità. Ma se ti picchio durante la pubblicità non ti posso dire niente, no? Non ti sente, diciamo. Poi al massimo si può avvertire dopo la mia voce un po' più claudicante, un po' più sofferente, però. Io ti ho sempre detto che chiederò alla radio di istituire il controllo antidroga e antialcol prima della trasmissione. Voglio l'antidoping per te. L'antidoping? Sì. Vabbè, quindi nemmeno anabolizzanti posso assumere. No. Creatina. Tu sei già tuo, matto di tuo. Vai avanti. Va bene così. Allora, so che ha preparato un sistema di catene per arginarti. Sì, Rino Cesarano, buongiorno. A doppia mandata. A doppia mandata, straordinaria. Rino, come se sto zeppo di San Giuseppe mi faccio incatenare subito. Buongiorno a tutti. Ciao, grazie Rino. Ma tu le fai da te le zeppo di San Giuseppe o te le compri? Fammi sentire. No, me le hanno regalate ieri. Me le hanno regalate. Ma tra un po' capita che neanche la pasta compro più, perché mi regalano troppe cose. Sono troppo ben voluto rispetto a te. Tu sei da comprare. Dopo Totò, tu sei il sindaco del rione, non sanità, ma sei diventato il sindaco. Vicino, da quelle vicine. Vicino, vergini. Sì, 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 sì. Allora, no, Roma-Napoli, Roma-Napoli. Sì, sì. Sì, è una partita che aspettiamo tutti con grande curiosità, è una partita che può dire tanto per questa volata a zona Champions, vuol dire molto, perché la Roma non ha abbandonato le speranze, anzi credo che voglia concentrarsi anche sul campionato dopo aver fatto bene in Coppa, però io stamattina davo uno sguardo ai numeri, questo è un campionato pazzo, perché pure i numeri delle volte non sono indicativi, perché se vai a vedere la Roma ha preso 40 gol e il Napoli ne ha presi 29 e la Roma c'ha 50 punti come li ha il Napoli avendo perso 7 partite rispetto al Napoli che ne ha perse 8 però ne ha pareggiate 5. E un altro dato è che in casa ha perso una sola partita la Roma. È vero che non fa più differenza, non c'è pubblico, è un campionato dove non conta il fattore campo, però se vai a guardare su 50, 33 punti li ha fatti in casa la Roma, ne ha vinte 10, ne ha pareggiate 10, ne ha persa una credo con Milano, no? Se ricordo bene. Esatto. Quindi e quindi evidentemente all'Olimpico questa squadra tira fuori qualcosa in più, riesce a rimediare anche delle essenze importanti, seppure Veretout era diventata l'anima di questa squadra lì in mezzo al campo, senza Veretout qualcosa perdono. Ma c'è il reparto da solo, praticamente.
Sì, no, è un bel giocatore. Io mi ricordo la battaglia che hai fatto tu, ma anche a me sarebbe piaciuto quando era a Firenze. Dai, noi ci andiamo a prendere il massimo, sì. Ma dai. un giocatore di veramente. Sam Rabatti che sta in difficoltà a Firenze, e lo botto che ci prendiamo lo botto. Cioè io vedo cose inenarrabili in questo Napoli. E non mi venite a dire che non si poteva convincere Rabat che ha scelto Firenze, mica ha scelto il Real Madrid. Sì. No, in Napoli. Sì, però Rino, io questa riflessione te la voglio far fare. Obiettivi. Cioè, Umberto dice: tutto sommato, priviamoci di Manolas, Fabian, oltre che ovviamente di Bakayoko. No, io faccio un gioco semplice. Io dico: una squadra che ha un buon portiere, chiunque dei due rimanga. E soprattutto si può permettere Lozano, Mertens, Insigne, Zielinski, Politano e Osimhen. È una squadra che deve lottare per il vertice, perché ha tanta di quella qualità come ce l'hanno pochi. Poi aggiungi giocatori funzionali a questa ossatura, giocatori di primo piano, perché il Napoli ha giocatori di primo piano. Non chi c'ha tutti insieme Lozano, Mertens, Insigne, Zielinski, Osimhen? Chi ce li ha? Ma anche in retrovia dei buoni e poi dietro, vabbè, ma là va rifondata la difesa, perché Koulibaly parte, Maximovic parte, Josai parte, speriamo che Mario Rui parte, che la Madonna ci aiuti. In questo momento hai Di Lorenzo che non è l'unico punto domani, fermo. Domani giocherà Isai. Se l'Isai visto a San Siro è un giocatore che può quello, anche quello mi dispiace perderlo, ti dico la verità. Sì, e secondo me si perderà, perché le richieste sono sicuro, altre di contratto, quindi hanno rotto i rapporti, sì. E no, devono prendere un grande esterno sinistro di difesa. E questo è tutto porta a Di Marco del Verona. Sì, hanno sbagliato su due ruoli, loro hanno tentennato troppo, quello del sostituto di Caglion e del sostituto di Goulam, perché si sono fidati di Goulam troppo e quindi poi dopo si sono ritrovati con Mario Rui, e dall'altra parte hanno tentennato su Lazzari e poi hanno dovuto ripiegare su Politano, che in effetti è più attaccante che tornante. Adesso si sta anche applicando un po' nella fase difensiva, però è prevalentemente offensivo Politano rispetto a Caglione, rispetto all'intelligenza tattica che ti dava Caglione. Sì, non però se quello che vuoi tu, però del ruolo di ala destra parliamo in termini tradizionali. Noi abbiamo avuto fino adesso 24 gol, cioè è andata alla grande. Tra Lozano e Politano tu hai avuto in questa stagione il cannoniere del Napoli, all'ala destra ha fatto 24 gol, l'ala sinistra ne ha fatti 13, i centravanti non sono arrivati a 10 o poco più. Sì, perché hanno investito una cifra su Petagna che doveva essere il sostituto e un'altra su Osimhen, nessuno dei due ti ha risposto in base a quanto hai detto. Vabbè, anche in situazioni contingenti, chiaramente. Lo so, però tutti e due ti sono venuti meno. Poi si è infortunata anche Mertens e quindi si è creato un tre gol Osimhen, tre gol Petagna e quattro Mertens in campionato, mi pare, a memoria. Siamo a 10 gol in 3. Veramente poco. Sì, però tornando alla partita di domani, la preoccupazione mia è una soltanto: sulle seconde palle la Roma è temibile lo stesso, anche se è priva di diversi titolari, perché se giocano tra le linee e Sharawi e Pellegrini possono comunque creare Dzeko in mezzo, perché non credo che confermi nonostante la doppietta Borja Mayoral. No, io penso che giochi sempre Borja Mayoral, Dzeko ormai ai margini. Rimane questo dubbio, rimane in piedi, non lo sappiamo, vediamo, però sulle seconde palle loro sono più forti di noi sui terzini, perché Kasdorp e Spinazzola sono nettamente più forti dei nostri. Sì, quindi loro sulle fasce sono un po' più forti. Con il Milan mi sembra che il Napoli abbia chiuso bene sugli esterni, Benino, e quindi domani deve prestare molta attenzione, soprattutto non deve perdere, quindi deve proseguire questa striscia positiva. Ma andrebbe bene anche un pari, anche se secondo me il Napoli... No, il pari non va bene a nessuno dei due, perché sono due inseguitrici che non inseguirebbero nessuno. No, potrebbe andar bene, perché ragione, Rino, secondo me, cioè il pari comunque ti mantiene lì a 51. Dipende come va la partita.
No, dipende come va la partita, eh. Comunque sei in vantaggio, parti da un 4-0 all'andata, poi e quindi nello scontro diretto hai un vantaggio sulla Roma. Sì, ma sono tutte e due fuori dalla Champions, capito il discorso qual è? Parliamo ragazzi, ma cerchiamo di fare ragionamenti concreti però. Cioè, tolta la allora, Juve, l'Atalanta si gioca moltissimo a Verona, ma se passa a Verona, l'Atalanta non la acchiappi più. E non avrà vita facile, e non è facile ma non c'è dubbio. Ma se passa a Verona, l'Atalanta non la acchiappi allora, più. Facciamo numeri alla mano. Allora, l'Atalanta passa a Verona e si mette a 55. Napoli pareggia a 51, a 4 punti. La Juventus batte il Benevento e si mette a 58. Il Milan se la gioca con la Fiorentina. Ma pure che pareggia, va a 57. Va a 57. Il Napoli pareggia, va a 51. Allora, è lontano. Il Napoli ha una partita da recuperare. Ma è sempre quella di Torino, ragazzi. Qui, certo, se presupponi che a Torino puoi anche non fare risultato. No, ma se va bene pareggio, voglio dire, a parte che se vinci, vabbè, grande impresa. Ah, ma quante volte abbiamo vinto a Torino? Cerchiamo di essere realisti. Allora, diciamo che fai una bella partita e pareggi a Roma, pareggi a Torino, sei lontano. E vai a 52. Beh, tecnicamente, guardando ai numeri, se l'Atalanta passa e vince a Verona, ha ragione Umberto. Noi giochiamo, lo sappiamo perché loro giocano a ora di pranzo. No, sì. Perché ancora devi dire che deve andare a Firenze, l'Atalanta deve andare a Firenze, deve ospitare la Juventus, deve andare a Roma con la Roma. E ragazzi, questo è un campionato, non, anche il Milan, se il Milan non si riassesta subito, rischia di essere tirato dentro anche il Milan. Sicuramente. Quindi l'Atalanta, io non lo so, Umberto, non, anche se per me finisce seconda. Ma può darsi, è probabile, però io questa certezza non ce l'ho. Sul Napoli, per un motivo di fondo. L'Atalanta è una squadra e sappiamo che squadra è e come gioca. Il Napoli è come lo trovi, partita per partita. Ma il Napoli adesso mi sembra in ripresa. Mi sembra, è certo che sembra in ripresa. Memorizzato. Ma non c'è dubbio che è in ripresa, però c'è un particolare, che il massimo che ha fatto è 3 vittorie di seguito in questa stagione. Ho capito, perché dobbiamo mettere il carro davanti ai buoi? È una squadra in ripresa, Zilinski. Perciò deve vincere a Roma, sto dicendo che deve vincere a Roma, non può accontentarsi del pareggio. È chiaro che cercherà di vincere, questo è scontato, è normale che tenterà di vincere, però se non riesce a vincere va bene anche non perdere. Cioè, voglio dire, se questo ragionamento l'avesse portato avanti dall'inizio del campionato, oggi 8 sconfitte soltanto, effettivamente 4-5 punti in più, esatto. Sì. Esatto, io sono abbastanza ottimista perché ho visto delle cose nuove. Io divento ottimista solo se mi dici cosa hai cucinato di buono. Aspetta, non mi interrompere sempre. E poi ho saputo che 4-5 giocatori singolarmente abbiano garantito e giurato al presidente di dare l'anima fino alla fine per raggiungere la Champions League, indipendentemente da Gattuso, indipendentemente da tutto il resto. Insigne, Zilischi, Di Lorenzo, Politano. E me ne manca uno. Ci pure i nomi. Me ne manca uno. Questi qua hanno promesso al presidente di fare di tutto per portare il Napoli in Champions. Esatto. E quando il presidente si è collegato via Skype negli spogliatoi di San Siro, prima della partita, questi qui hanno detto: presidente, noi ce la metteremo tutta. Quindi voglio dire, la squadra ha preso consapevolezza, è una squadra in fiducia. Ma sai chi è l'uomo chiave in questo momento? Per quel ragionamento che hai fatto tu prima. L'uomo chiave, la cartina al tornasole del Napoli, si chiama Piotr Zielinski. Perché è un giocatore di doti straordinarie, ma altalenante. Se lui gioca come sta giocando nelle ultime partite, così come sta facendo da sempre invece Lorenzo, che ha avuto pochissimi cali di forma, specialmente dopo il rigore sbagliato con la Juve, ha avuto un momento difficile, ma per il resto sta giocando in maniera straordinaria tutta la stagione. Allora, se lui, Zielinski, diventa costante come lo è Lozano in questa stagione e come lo è Insigne da un anno e mezzo a questa parte, da quando c'è Gattuso, diciamo la verità, Piotr Zielinski diventa determinante per il destino del Napoli, perché è un giocatore che fa la differenza. Sono d'accordo con te, può arrivare anche in doppia cifra perché è già a 6 gol. E il giocatore che dimenticavo, che non ricordava, era Mertens, l'altro. I leader. Quindi sono dei fedelissimi, sono quelli che sentono la maglia, sono quelli che resteranno anche l'anno prossimo.
e quindi sono questi 5 o 6 che stanno trascinando anche gli altri, e come avete visto è una squadra che fino a stringe i denti, adesso sa stringere anche i denti nella io ho una sola certezza perché me lo sono segnato, entra Lozano e segna, me lo sono sognato, e quindi vabbè, va bene così. Però non so se segna il gol del pareggio o della vittoria, perché il sogno non me lo diceva. Vabbè Rino, sono in chiusura di blocco, però non puoi scontentare dai, che hai fatto oggi, di la verità, a parte c'è una bella zeppola che io già so fatto... chi te l'ha portata, e vai avanti. Sì, no, ho fatto il ragù di polipetti, i moscardini. Che meraviglia! Il ragù di moscardini col colore granato, proprio bello, una bella salsetta, bella tirata. E, come vedete, cose semplici. Io sono di cucina tradizionale, non sono come Giordano, innovatore. No, Giordano faceva questi pastrocchi assurdi. Mamma mia, mi manda delle foto, no, di cose, bravo. Che dico, ma se le faccio da mia moglie, dice, ma chi la fai? No, ma è bravo perché mi ha raccontato alcune ricette. Ah, innovativa, lui è estruso, capito? Estruso. Cosa sono? Gli devo presentare Cannavacciuolo, visto che ha resistito alla tua, diciamo, imponenza. Giordano sta resistendo a Ciariello, gli devo presentare Cannavacciuolo, vediamo se ce la fa resistere. Allora, visto che sono una persona di profonda estrazione di sinistra, da oggi mi sento l'emblema della resistenza, e di questo ti ringrazio. Rino, ti vogliamo bene, un abbraccio. Grazie anche io a voi, buongiorno a tutti. Ciao. Sei pessimo. Grazie. Sei pessimo. Io sono l'emblema della resistenza. Sì. E lo dico col braccio sinistro alzato, l'emblema della resistenza. Pochi secondi e ripartiamo. Oh, torniamo in diretta. Dai, prendiamoci qualche minuto anche per provare ad analizzare. E sono felice se anche Alessandro Montano indossa un po' le cuffie, così chiacchieriamo anche un po' con l'ottimo Montano. Proviamo ad analizzarla questa partita. Un Napoli che evidentemente dovrebbe ritrovare Lozano dal primo minuto, non dovrebbe entrare e segnare, ti dico la verità, non dovrebbe entrare e segnare Lozano, non dovrebbe. Perché? Perché gioca dal primo minuto. Addirittura? Credo di sì. Non gioca Politano, mi meraviglierebbe. Perché è uno che è stato fuori tanto tempo per problema muscolare, non so se lo rischia. Vabbè, comunque. Certo, sarei felice che giocasse Lozano, perché sono un fan di Lozano. Osimhen o Mertens dal primo minuto? Per me Mertens prima e poi Osimhen. Alessandro? Ah, prima Mertens e poi Osimhen, sì, perché almeno ha la capacità di spaccare la partita nella gara in corso. Mertens a quel minutaggio lì, se metti Mertens in queste condizioni nel secondo tempo, dal secondo tempo ti trovi magari un po' impiccato se la partita non si sviluppa come dovrebbe, ecco. Anche perché poi nel secondo tempo gli spazi aumentano e Osimhen in campo largo fa danni, in campo stretto invece non ha ancora quella capacità di far salire la squadra, di palleggio, che dovrebbe avere un grande centravanti. Su quello deve crescere molto. Io penso che giochi Mertens dal primo minuto e poi Osimhen, gli è andata bene finora, penso lo ripeterà. Su Lozano Politano dipende dalla condizione di Lozano, è chiaro che il titolare è lui, ma Politano pure sta facendo bene ovviamente. Poi la scelta di centrocampo è obbligata, Demme Fabian Ruiz, e il duello è tutto lì, perché dall'altra parte io non so chi giocherà, se Pellegrini vicino a Diawara, Villar o Villar Diawara con Pellegrini. Tra le altre cose, lasciami dire che la Roma si basa Pellegrini molto, è l'uomo chiave. Sì, però si basa molto su Gonzalo Villar, perché sì, negli inserimenti bene. Pellegrini diventa determinante nell'ultimo passaggio, ma soprattutto con l'assenza forzata di Jordan Veretout, avere Gonzalo Villar per la Roma diventa determinante. Io ci ho fatto caso studiando un po' le ultime tre partite, quattro partite della Roma. Lui è tecnico. Tutti i palloni di tutte le azioni offensive passano da Villar. Se il Napoli saprà schermare nel modo giusto ed adeguato le azioni. Beh, che è Demme l'uomo anti Villar. Non solo, mi spiego, devi avere un plotone di giocatori che riesce a, non dico cancellare del tutto, ma comunque a limitare quello che è il numero di linee di passaggio a disposizione di Villar, perché la Roma usa i due esterni e i quattro giocatori offensivi per andare sempre ad offendere, quindi c'hai sei giocatori che ti aprono il campo. In buona sostanza Villar ha sempre 3-4 linee disponibili. Se tu gli riesci a chiudere
quasi tutte le linee e la Roma cerca sempre di finire l'azione sull'esterno per poi andare con l'ultimo passaggio verso l'interno, da qui il gran numero di assist fatti finora da Karsdorp e Spinazzola, allora puoi evidentemente trovare l'argine alle azioni della Roma. Non gli devi togliere il passaggio dell'esterno, gli devi togliere il presupposto, ovvero l'apertura di Gonzalo Villar. È sicuramente una partita che da questo punto di vista, chiedo ad entrambi, partirei da Ale, bisogna strutturarla bene, perché non è semplice limitare un giocatore come Villar. Non è semplice, ma uno spunto può darlo quello che è stata Juventus-Roma, cioè ovvero la Roma quando è costretta a fare gioco sempre perennemente contro squadre che si chiudono e ripartono tendono a fare grande fatica. La Juventus cambiò pelle in quella partita, cambiò pelle poi per la vittoria 2-0, e quello può essere sicuramente uno spunto che il Napoli può cavalcare. D'altronde il Napoli le parentesi migliori con Gattuso se le sta ritagliando quando ha un po' l'acqua alla gola, quando è costretta a ripartire o si costringe a ripartire, quindi può essere sicuramente un'idea. Come si ferma questo aspetto della Roma, Umberto? È un problema di principi di gioco. Io non so Gattuso che cosa farà e come, se lui pensa di congelare la partita col palleggio basso e insistito, fa un errore grave secondo me. Il Napoli deve provare a prendere la Roma in campo aperto, perché il Napoli in campo aperto è devastante. Beh, certo. Quindi se il Napoli riesce ad accettare il campo aperto con la Roma e l'uno contro uno, ha più probabilità di vincerla che di perderla, perché nell'uno contro uno i napoletani sono più forti dei romanisti. Stiamo a vedere quello che accade. Allora facciamo così: Insigne, Lozano, Gelischi in campo aperto ti fanno male. No, ma poi tra le altre cose la Roma non dovrebbe avere Smalling, quindi questo è un altro aspetto importante. Vabbè, giocano Ibanez e Mancini e Cristante. Mancini, però Cristante non deve giocare a centrocampo? Che fa? No, a centrocampo giocano Diawara, che ormai è titolare. Diawara e Villar. E Villar. Beh, con Pellegrini, la squadra tra le altre cose è la Roma giovanissima, e Pellegrini con uno tra Pedro del Sharawi alle spalle del centravanti. Loro giocano il 3-4-2-1, quindi uno tra Pellegrini e del Sharawi. No, del Pellegrini è punto fermo, e quindi uno tra il Sharawi o Pedro alle spalle di Dzeko. Ma gioca Dzeko o gioca Borja Mayoral? No, gioca Dzeko, perché Borja Mayoral ha giocato in coppa. Ma non è che li alterna, in questo momento il titolare è Borja Mayoral. Però ha giocato l'amichevole di Kiev. E ha fatto due gol ed è capocannoniere di Europa League. Certe volte il morale ti porta, l'allenatore porta a pensare. Sei l'allenatore della Roma contro la difesa del Napoli. Io faccio giocare Borja Mayoral. Perché? Anche se Dzeko contro il Napoli ha fatto sempre grandi partite, è una tradizione. Perché Borja Mayoral ti dà meno riferimenti rispetto a Dzeko, l'attuale Dzeko che è molto stabile. E se il Napoli schiera così come sembra Koulibaly e Manolas, avere un difensore che ti dà riferimenti potrebbe essere utile per il Napoli. Riferimenti. Sì, Borja Mayoral consente l'inserimento dei centrocampisti di più, ha meno fisicità, meno classe, perché Dzeko ha classe. Dzeko è un gigante dai piedi buoni, è un giocatore, però è un po' lunatico, è apatico. Avesse avuto la grinta di Zlatan Ibrahimovic, Dzeko sarebbe stato uno dei più grandi centravanti degli ultimi 20 anni, perché da un punto di vista fisico e tecnico non gli manca niente, è un giocatore straordinario, però evidentemente il carattere non è da campione proprio. Che ne pensi, Ale? A me piace molto Borja Mayoral tra i due attaccanti della Roma, e credo che possa essere anche un punto fermo della squadra a partire dai prossimi anni, ovviamente poi con tutte le situazioni di calciomercato eccetera eccetera. Però è un calciatore molto interessante. Dzeko è sicuramente stato un grandissimo attaccante, è ancora un ottimo attaccante, però l'età è quella che è, la carta d'identità parla chiaro. Pochi secondi, dai, e ripartiamo. Rieccoci, tornati in diretta. Anche oggi abbiamo il bollettone. La scorsa settimana sei quello che ha fatto meno punti di tutti. Vabbè, vediamo se questa settimana ti rifai. Però direi di partire dalle tue riflessioni legate agli azzurri con il tuo Edito Napoli. L'Edito Napoli. Il punto sul Napoli di Umberto Chiariello. Oggi c'è un'interessantissima intervista realizzata dal bravo Giordano, Antonio Giordano, non Marco ovviamente, sul Corriere dello Sport, che va a beccare il suo maestro di riferimento. Antonio Giordano da sempre è un innamorato di Zeman.
E Zeman è stato un riferimento culturale per il calcio italiano ed è stato il padre putativo, e forse anche non solo putativo, dei grandi tre pescaresi della Serie B trionfale, vale a dire Verratti, Immobile e soprattutto Lorenzo Insigne. Zeman cosa dice? Che Insigne, come il vino buono, invecchiando è migliorato, perché è uno dei pochissimi giocatori che fanno la differenza, che sa fare bene le due fasi, anche se dice io non riesco mai a capire perché Insigne deve fare tanta fase difensiva, lo terrei molto più per la fase offensiva, e che è un giocatore che lui stima tantissimo. Certo, l'imprimatur di Zeman su Insigne ci aiuta a capire che in questo momento il Napoli ha un calciatore che realmente fa la differenza, a cui si aggrappano molto i destini degli azzurri. Io non credo ci siano molti club in giro che abbiano due ali come Lozano e Insigne. Se il Napoli saprà sfruttare queste capacità sugli esterni, pare che Lozano giochi, e che Piotr Zielinski riesca a dare continuità alle sue qualità straordinarie di uno che gioca con due piedi indifferentemente e che fa gol e assist, ecco che il Napoli ha ottime chance di risalire la china. Resta un campionato a mio avviso deludente, perché questo Napoli aveva le qualità per inserirsi in discorsi più importanti e l'ha sprecato, non solo perché ha avuto delle assenze, ma proprio perché ha giocato male. Ora è stato sciolto il nodo gordiano, quello che era l'origine di tutti i mali, una mediana inguardabile ma impresentabile, perché non chiunque mastica un po' di calcio sa che due lenti come Bakayoko e Fabian Ruiz, poco dinamici oltretutto, non solo lenti, erano una cerniera poco affidabile per la fase difensiva e assolutamente improponibile per la fase offensiva. Condemne vicino a Fabian Ruiz, Fabian Ruiz ne giova tantissimo, se ne giova tantissimo. Demme ti dà ritmo, ti dà dinamicità, anche un po' di confusione tattica, perché non è un giocatore tatticamente intelligentissimo, però ti dà sostanza. E il Napoli a centrocampo sta crescendo con questa intuizione, che va riconosciuta a Gattuso, di portare Zielinski più avanti, più vicino alla porta, e con il rientro delle due ali che si sacrificano abbastanza. Lozano stesso ha dimostrato di fare bene anche la fase difensiva, ma d'altronde lui era abituato al 4-3-3, lui giocava 4-3-3 nel PSV Eindhoven tranquillamente, quindi non è che stesse lì davanti ad aspettare la palla. Insomma, questo Napoli equilibrato, con principi di gioco diversi, non il tiki taka toki tuki tiki taka teka toki tuki, ma una squadra che riesce a verticalizzare in maniera veloce, che riesce a ribaltare l'azione in maniera veloce, come ha fatto per esempio a San Siro. Io sai, ruba palla, subito palla ai centrocampisti, subito assist alla punta, subito tiro di prima intenzione verso la porta, quattro tocchi in gol. Ecco che il Napoli può dire ancora la sua, nonostante tanti errori, la tanta sfortuna che c'è stata e tanto brutto gioco che sono passati da queste parti in questi mesi. Gattuso può nobilitare la sua stagione e quella del Napoli, perché tanto sono gli addii, ormai il rapporto è diciamo rotto per sempre tra lui e De Laurentiis. Non credo ci siano margini di recupero, però ci può lasciare, lasciando un bel ricordo. Allora andiamo a leggere anche quello che ha detto Fonseca. Prima di tutto diamo il buon pomeriggio. E Gattuso che ha detto? Tu sai che non parla. Ah, vabbè. Allora, Francesco Infranca, direttore di Per Sempre Napoli, buongiorno. Buongiorno a voi dalla redazione di persempreNapoli.it. Un affettuoso saluto ai vostri ascoltatori, chiaramente. Allora, dice Fonseca, siamo pronti per questa partita, abbiamo gestito alcuni giocatori, non voglio alibi, la squadra è motivata e mi aspetto una buona prestazione, siamo pronti. La squadra sta bene dopo il passaggio del turno, adesso dobbiamo pensare al Napoli, ma è motivo d'orgoglio essere la squadra che ha fatto il percorso in Europa League. È una squadra a vocazione più europea rispetto, no vabbè, dice, una coincidenza che siamo così in Serie A, siamo messi così nei big match, in particolare come stanno Smalling e Veretout,
Smalling non ci dovrà operare al ginocchio, sono però tutti e due fuori dalla partita, a breve però si alleneranno nuovamente con la squadra, quindi per questa partita qui Smalling e Veretout non ci saranno, poi rientreranno. Allora, bisognerà capire chi sarà il regista difensivo e chi sarà il terminale offensivo, quindi non risponde se ci sarà Cristante al centro della difesa e Borja Mayoral al centro dell'attacco. La società non ha deciso il prossimo allenatore, dice Fonseca, sono focalizzato solo su domani. La partita di giovedì è la consegna di una squadra più stanca, abbiamo vinto, una gara che motiva la squadra, vabbè, e poi via via tutte le altre storie. Domanda sul Napoli, non mi piace parlare delle altre squadre, ci aspetta un Napoli forte che ha battuto il Milan, è tra le squadre più forti della Serie A. Roma più motivata che stanca, Francesco? Guarda, io ho visto la partita giovedì e la costanza di questa squadra ormai è quella di avere trovato un certo equilibrio. Se facciamo una sorta di parallelismo con quella che è stata la stagione dei due allenatori, anche Fonseca inizialmente a Roma è stato discretamente bistrattato da una parte della critica, non si è lamentato dell'etere romano, che è sicuramente più pervicace e più invadente di quello partenopeo, però c'è stata una parte importante dell'opinione pubblica mediatica romana che gli ha fatto la guerra. Lui ha continuato a lavorare imperterrito e ha cambiato rispetto per esempio ad altri allenatori il proprio approccio alle gare e la propria filosofia. Ricordiamo che Fonseca è per inciso un seguace della difesa a 4, eppure in virtù di una serie di necessità congenite, infortuni piuttosto che lungodegenze, piuttosto che positività al Covid, ha scelto di derogare al suo principio filosofico tattico e si è messo a 3. C'ha anche gli uomini per farlo, perché chiaramente quando hai un giocatore come Cristante che canta e porta la croce, un centrocampista dinamico dal buon fisico, dai buoni piedi, che si abbassa in mezzo ai due difensori centrali, che sostanzialmente fa il terzo, il centrale della difesa, è chiaro che tu puoi anche ridisegnare le tue idee. Io credo che Fonseca sia un ottimo allenatore, ne parlano tutti bene adesso, però è comunque, quest'anno ha fatto buone cose. Vi ricordo che secondo me è anche uno con le spalle discretamente grandi, perché far fuori nel momento migliore della stagione Zeko, oltre a sottrargli la fascia di capitano, dunque derubricarlo a normale rispetto a quello che era il top player considerato dall'ambiente, a favore di Borja Mayoral, che è un giocatore che ha un passato importante di regionale del Real Madrid, ma è comunque un giocatore in iter, in formazione, un work in progress. E intanto, ragazzi, questi hanno forse il miglior rookie dell'anno, il Villar, che è un centrocampista che porta la croce, ha naturalità e quantità, e lo hanno trovato sostanzialmente per terra, perché questo però ti sentiamo malissimo, Francesco. Adesso c'è stato un problema, Francesco, audio, vabbè, però il ragionamento sì. Eccoci qua, no, adesso ti abbiamo ripreso a sentire nel modo corretto. Io mi sento no, per un attimo abbiamo avuto un problema audio. Se ti intriga l'idea che Fonseca traslochi a Napoli perché a Roma possa andare Allegri o non so chi altro. Allora, io onestamente l'abbiamo scritto anche su Per Sempre Napoli, si fanno tanti nomi di allenatori, alcuni sono futuristici, altri sono tutt'altro che concretizzabili. Io credo che un disegno neanche tanto utopistico potrebbe essere il fatto che la Roma possa derogare al suo principio di confermare Fonseca. Francesco, un progetto No, però abbiamo dei problemi sulla linea, sì. Se puoi ripetere, il progetto tecnico potrebbe essere quello di... Io ho come l'impressione che la Roma possa lasciare andare Fonseca e optare per esempio su un Allegri piuttosto che uno stesso Maurizio Sarri. A questo punto un Fonseca sul mercato, un allenatore di qualità ma anche con esperienza internazionale, giovane, che non ha un principio tattico molto, molto, come dire, fermo ma duttile, che potrebbe anche, tra virgolette, accontentarsi non di una partecipazione alla Coppa dalle grandi orecchie, bene, ma alla sorellastra un po' più povera, potrebbe essere interessante, almeno a mio parere. Io l'ho scritto su Per Sempre Napoli, ho fatto un articolo, facevo una considerazione.
anche questo è spendibile, fermo restando che mi trovo d'accordo con quello che diceva Umberto, Gattuso e ADL a fine anno per motivi vari, credo proprio che si daranno la mano, si saluteranno e passeranno a nuove esperienze professionali. Grazie Francesco, un abbraccio. Grazie Franci. Per sempre Napoli.it, ricordiamo. Allora, vai, dai, che ce l'abbiamo. Ci abbiamo ancora 2 minuti. Possiamo subito fare il bollettone. Tra 5 minuti. Crotone e Bologna. Chiarire. Crotone e Bologna. Veloce. Uno. Montano. 1. 2. Allora, Spezia Cagliari. 2. Montano. 2. Anch'io, sono d'accordo. 2, sei d'accordo? Io dico che vince lo Spezia. Allora, Verona-Atalanta. 2. Montano. X. Io mi prendo il 2. Juventus-Benevento. Povero Benevento. Montano, te lo devo chiedere. 1. Purtroppo uno, anch'io. Sampdoria-Torino. Cosa? Sampdoria-Torino. 1. Chiariello 1, Sampdoria Torino. Montano. Questo è difficile, dico X. X. Dico X anch'io. Udinese Lazio. X. Montano. 2. 2. Non hanno giocato in Champions. Almeno questo. 2. Vabbè, me lo prendo anch'io. Fiorentina Milan. 1. X. Secondo me il Milan vince a Firenze invece. Allora, Roma-Napoli. L'ho detta così. X. E io devo continuare con l'X, perché da quando dico X va bene. E il Napoli vince. Pesca la pensia, dirò X. Vai. Da qua a fine stagione. Io ho detto 2 a Milano, dico 2 anche all'Olimpico. Tu dici 2 e io mi prendo pure io la X. Allora, quanto esce il bollettone di Chiarello? Quello di Umberto abbastanza per fittare un monolocale in zona Miami, sui 18-19 mila siamo, quindi non è proprio possibile riscuotere in Italia. 19 mila euro? Sì, più o meno sì. Allora, se volete vincere 19 mila euro con Umberto Chiarello. Secondo me che fa salire il Montepremi. Allora, Crotone Bologna 1, Spezia Cagliari 2, Verona Atalanta 2, Juventus Bologna 1, Sampdoria Torino 1, Udinese Lazio X, Fiorentina Milan 1, Roma Napoli X, per la modica cifra di 2 euro ne vincete 19.000 gentilmente offerti da Umberto Chiarello, che salutiamo. Che vi dico, risparmiatevi 2 euro che fate meglio. Vabbè, forza Napoli, speriamo al di là dei pronostici così un po' scaramantici che vinca Roma e che si rilanci per la Champions. Statevi bene tutti quanti per un buon fine settimana in zona rossa, tranne sì. Che Giordano con un po' di Guttalax ovviamente. Montano, saluti a tutti, redazione, tanto buon. Grazie ad Umberto Chiarello, grazie ad Alessandro e Montano. Non fare passare. Alessandro Montano, che ha già proposto, visto che lunedì di Pasquetta noi pastocchi. Saremo in onda, ovviamente. Ah, certo. Allora, col Casatiello però. Esatto, Montano ha già proposto, sei d'accordo? E porta lui. E vino rosso, porta lui, Casatiello e vino rosso. A posto. Benissimo, grazie ad Alessandro Montano. Fate la trasmissione ubriaca. Non è che cambi molto, grazie a tutti quanti voi per averci seguito, ci ritroviamo lunedì puntuali alle 13. Ciao.